Iniziamo oggi le turbine idrauliche, va bene? Allora, come tutte le turbine sono macchine motrici, cioè servono per produrre energia meccanica, vero? La turbina idraulica esce dal mondo della termodinamica, cioè delle macchine che trasformano l'energia termica in energia meccanica. Ovvero, nella turbina idraulica non c'è questo tipo di trasformazione. Ma nella turbina idraulica si trasforma l'energia gravitazionale in energia meccanica. Ricordiamoci che l'energia gravitazionale è un'energia elastica, un'energia potenziale. Questo poi chi farà l'università lo troverà. Quali sono le energie che si definiscono in potenziale? Sono quelle energie in cui, diciamo, quelle grandezze in cui l'energia, il valore dell'energia dipende dalla posizione, vero? In base alla posizione che una situazione, un corpo, una massa ha, in base alla sua posizione abbiamo una certa energia. E il potenziale, tra l'altro, è la grandezza che dice, misura la capacità di una certa grandezza di fare un certo lavoro, va bene? In questo caso il lavoro che vi dà il riferimento l'energia gravitazionale è appunto il lavoro dovuto alla quota, è la quota la posizione. Più in alto io trovo questa massa, quindi più energia gravitazionale possiede, più capacità di fare lavoro. Chiaro? Ci siamo? Quindi se prendo un corpo, lo porto a una certa altezza, via via e lo alzo, gli conferisco una certa energia gravitazionale. E questa energia lo possiede, tanto è legata esclusivamente alla posizione dove lo metto. Più alto lo metto, più energia possiede. Chiaro? Nello specifico si sfrutta questa energia per trasformarla in un'altra energia, che è quella appunto meccanica. Chiaro? Quindi non si fa altro le turbine idrauliche a sfruttare l'energia che possiede una certa massa d'acqua, ha una certa quota, chiaro? Per trasformarla in energia meccanica, attraverso appunto le turbine idrauliche. Quindi la turbina idraulica si presenta come una macchina che converte l'energia gravitazionale in energia meccanica, attraverso poi il collegamento della turbina a un generatore. Si produce energia elettrica. Tant'è vero, le turbine idrauliche, lo vedremo, sono al 99% impiegate in centrali idroelettriche, dove si sfrutta l'energia idraulica per formare energia elettrica attraverso la turbina idraulica. Chiaro? Questo è un po' per il posizionamento a livello di grandezze e scopo di questa macchina. Ok? Come vedremo, l'energia idraulica è un'energia chiamata green, ovvero cosa vuol dire green? Vuol dire che è un'energia che non produce rifiuto, cioè si sfrutta un'energia della natura senza produrre rifiuto e quindi è anche un'energia rinnovabile. Perché? Perché si rinnova continuamente senza creare nessun tipo di irreversibilità nel sistema. Voi sapete benissimo che un processo di combustione crea un'irreversibilità. Creano irreversibilità, per esempio, nei prodotti di combustione, che comunque devono essere reinseriti nell'ambiente e che prima riproducono gli arburi che poi danno origine al combustibile, passa come è passato nel passato, scusate il gioco di parole, migliaia e migliaia d'anni. Perché quello che consumiamo oggi è il frutto di una trasformazione chimica del legno degli anni di Jurassic Park, vero? In cui c'è stato questo grandissimo evento per cui il legno sotterrato sotto la terra, dopo tanti anni, attraverso trasformazioni anaerobie in assenza d'ossigeno, perché sottoterra ovviamente in assenza di ossigeno, ha piano piano trasformato il legno in quelli che oggi sono combustibili fossili. Chiaro? Dai gas naturale, petrolio, sono tutte trasformazioni di legno, di carbonio, che nel tempo, attraverso processi chimici e fisici molto lunghi, si sono trasformati in combustibili. Quindi voi immaginate, oggi noi stiamo consumando una risorsa naturale che ci ha messo migliaia e migliaia d'anni per prodursi. Quindi, se velocemente non troveremo una fonte alternativa per produrre energia, probabilmente o riduciamo meno energia e produciamo solo energia rinnovabile, o se così non fosse, dobbiamo produrre energia per produrre energia attraverso il combustibile fra un po' finirà, eh? E quindi dovremmo comunque trovare una fonte alternativa per la produzione di energia, attraverso la scoperta di certi principi chimici che possano produrre, tipo per esempio la fusione nucleare, l'idrogeno, la fusione di idrogeno e quant'altro. Va bene? Questo è un inquadramento generale.
Quindi la turbina idraulica si presenta come un'energia green, rinnovabile, e quindi ambientale molto apprezzata. Ovviamente, come tutte le energie, è limitata. Da cosa è limitata? È limitata dal salto isotermico, quindi dalla quota in cui si trova questa massa d'acqua, e dalla quantità d'acqua disponibile. Dalla disponibilità di salti di quota, che ovviamente è legata molto, per esempio, ai sistemi montuosi, che sono comunque limitati, non è che sono finiti. È chiaro che per una padana una centrale idroelettrica non ce la farete mai, chiaro. L'altezza da cui si trova l'acqua, quindi l'acqua sia in montagna. Non si può certamente fare una centrale idroelettrica per una padana. Poi, vicino, sì, alla pelle. O all'acqua pura, qui alla diga. Allora, altro elemento ovviamente si può condizionare è la portata d'acqua. Come vedremo, ci sono vari sistemi. O si sfrutta la portata d'acqua di una normalissima sorgente, oppure si crea degli opportuni sbarramenti. Quindi, o si fa ad acqua fluente, cioè si sfrutta l'acqua che viene direttamente dal fiume, quindi per esempio nelle montagne dall'acqua che proviene nei ruscelli. E molte volte derivano dallo scioglimento di ghiacciai, oppure si crea uno sbarramento naturale, quindi la famosa a bacino, in cui si crea una diga, si crea uno sbarramento e poi si sfrutta questo sbarramento per avere la massa d'acqua che garantisce una certa quantità di energia producibile. Perché, come tutti i problemi, è che io non posso costruire una centrale idroelettrica se non mi garantisce un minimo di produzione, chiaro? Che giustifichi l'investimento. È chiaro che al momento io non abbia effluente, ma abbia il bacino. Il bacino ha un minimo di impatto ambientale, perché comunque crea uno sbarramento, crea una diga e quindi crea ad allagare una parte del territorio che comunque ne risente a livello di impatto ambientale. Perché comunque se io faccio una diga, alzo il livello, chiaramente copro una certa parte di territorio che si trova a livello più basso, ok? Affluente, fluente, cioè con il fiume. Chiaramente non è che vado a fare il bacino, vado a fare il bacino dove ho salti minori. Quindi MGH, o lavoro l'M o lavoro l'H. Se l'H è minore, lavoro con l'M. Se l'M e l'M me lo produco attraverso il bacino. Creo grandi masse d'acqua che ovviamente generano energia gravitazionale anche a quote più basse, ma avviene alla pena ovviamente ho una diga e mi crea il bacino con la massa d'acqua e compensa il salto geodetico è ridotto. Come vedremo, il salto geodetico e la portata sono inversamente proporzionali, perché dove ho più portata o meno salto, dove ho più salto o meno portata, sono, diciamo, caratterizzano fortemente anche il tipo di turbine che andrò a vedere. Perché dove possiamo avere turbine assiali, turbine radiali o turbine miste. Ricordate la differenza, e qui vale lo stesso principio, il vantaggio di una radiale rispetto a una assiale o viceversa? La più importante, no? Bene, quindi se io ho più portata, quale turbine avrò? Assiale o radiale? Assiale. Infatti, come vedremo, le turbine a salto geodetico ridotto a portata maggiore sono tutte assiali, mentre quelle dove c'è portate più elevate, scusatemi, cadute più elevate, salti di quota più elevate ma a portate ridotte, si utilizza il massimo l'energia cinetica e questo si sfrutta al massimo attraverso le turbine radiali. Va bene? Così sfrutta al massimo l'energia centripeta. Ok? Quindi si sfrutta più l'aspetto cinematico, l'aspetto di portata. Va bene? Ok, questo un po' è già introdotto delle tipologie di macchine che noi avremo. Andiamo avanti su questo concetto. E vedremo. Allora, qui diciamo ci sono alcuni esempi. Va bene, questo è un impianto di produzione di energia elettrica. Ora, qui parlano del 30% dell'intero fabbisogno energetico italiano. Secondo me questo numero oggi è un po' più basso. Questi sono dati del 2008. Però comunque in Italia ad oggi si produce 14.000 megawatt di energia da idroelettrico, che comunque è una buona fetta. È Scusa, comunque megawatt. megawatt ora, ogni ora, vero? Perché comunque non mi fate confusione. Nell'energia elettrica il megawatt è orario, quindi è un'energia, non è una potenza. Quindi
perché sarebbe watt ora, quindi è watt per il tempo, quindi equivale all'energia, va bene? È l'energia prodotta, non la potenza, potenza non avrebbe senso. C'è poi tutto un problema dell'energia elettrica, questo l'abbiamo già un po' anche un volo detto, no? Il problema dell'energia elettrica non si può accantonare, deve essere quella che ci vuole, giusta. Quindi in base all'utenza devo produrla. Se ne produco di più, non serve, se ne produco di meno, devo staccare l'interruttore perché la turbina mi si blocca. Perché c'ha una coppia resistente eccessiva sull'albero, perché chiaramente il generatore fa da coppia resistente perché richiede più corrente di quell'albero produce, quindi lo frena e spacca ogni cosa. Quindi quando supera l'energia richiesta, supera l'energia che io gli posso dare, c'è il famoso blackout, stacco la turbina, la mando in isola e l'albero gira fuori. C'è una specie di circuito elettro. No, se te aumenti la coppia resistente, a un certo punto la turbina non ce la fa, quindi tu spacchi. Tu vai a tirare già la turbina, tu stacchi l'albero resistente, rilevi la coppia resistente e quindi la coppia resistente fa fermare l'albero. Però tu stacchi il generatore, tu apri proprio l'interruttore e tu gli levi la corrente, il rimane buio. Infatti è un limite in cui bisogna cercare di non arrivarci mai, ad avere più richiesta rispetto alla possibilità di fornire. Parte a livello di priorità, questo lo vedremo, però quando te tu dai energia sulla rete, ti devi dare l'energia che serve, non puoi dare né di più e né di meno. Chiaro, se ne dai di meno, il sistema stacca. Se ne dai di più, noi te la condividiamo, non ha senso, non tu le dai di più. Tu dai, la rete assorbe quella che tu gli dai, di più tu gli puoi dare, non è che assorbe. Chiaro, è come se l'albero andasse in velocità di fuga. Allora a quel punto c'è una regolazione della potenza della turbina che produce meno potenza. E quindi si riallinea, capito? C'è un controllo del numero di giri. Se la coppia motore è maggiore della coppia resistente, accelera la coppia, quindi tu lo rallenti, chiudendo il diffusore e diminuendo la portata. Chiaro? Tu fai regolazione. Tanto è vero che ci sono degli impianti di regolazione e gli impianti non si regolano. Le turbine a vapore si regolano male. Si regolano la portata di vapore, ma al minimo. Non è che tu puoi anche tutta la caldaia. Se tu diminuisci la portata, tu diminuisci anche la temperatura di fiamma. Se no spacca la caldaia. Se la caldaia, vuoi arrivare alla quantità d'acqua, quando gli do il calore che arriva, se non piglia l'acqua, spacca ogni cosa. Bisogna che quel calore abbia la sorgente da andare. L'unica cosa che si può regolare sono le turbine a gas. Le turbine a gas sono il combustibile e allora lì posso tagliare la prestazione, va bene? Nei turbine a vapore l'equilibrio è più delicato. Perché è più pericoloso, se il vapore ne produco troppo, scoppia ogni cosa. Mentre i turbini a gas, al limite, diminuisco come la macchina, diminuisco i combustibili, la macchina ovviamente è a regime, no? Chiaramente regolo anche la portata contemporaneamente stringendo l'ugello d'ingresso, in modo che la portata riduca l'area di passaggio e riduca la portata, va bene? Ok, allora, come vedete, comunque c'è un impianto di produzione a bacino, va bene? Questo insomma lo capite bene, vedete che tipo di territorio deve occupare questa centrale. Cioè, chiaramente crea, poi da qui dipende dalla formazione di terreno. No? Se ci sono delle vasche naturali, perché ci sono delle montagne che mi fanno da contenitori di questo sbarramento, bene, ma se non c'è nulla sulla pianura, se alzo 1 metro l'acqua me la invade per chilometri e chilometri, va bene. Quindi creo non una devastazione, ma comunque mangio molto territorio. Scusa? No, ma il costo elevato non è il problema, è che un impatto è elevato, cioè se tu mangi tantissimo territorio, tu togli il tuo territorio dalla risorsa umana, se ci fa agricoltura e poi ci fa produzione. Okay. Vediamo il territorio come una risorsa, guardate che nel tempo ora il primario in Italia è abbandonato, ai tempi il territorio era ricchezza, era fame, cioè te attraverso il territorio tu mangiavi, oggi non è più così, oggi non ci pensa, ma quando si ostruisce un'asa si leva un pezzo di territorio dalla produzione, di primario. La cementificazione famosa toglie territorio alla produzione, no? Chiaro? Bene, quindi questo è quanto. Poi, sempre riguardo a fare un discorso introduttivo che vede la macchina, qui diciamo, come vedete, la fetta di maggiore produzione ad oggi sono le energie prodotte attraverso prodotti fossili, carbone, gas, combustibile generale. Chiaramente questa fetta di produzione è tutta una fetta legata a un tipo di energia che ha un tempo di un inizio e una fine. Questa parte viola, vedete, carbone, gas naturale e petrolio, ha una fetta che prima o poi si esaurisce, perché sta sfruttando un'energia che non è rinnovabile, cioè un'energia che si consuma o si rinnova, un processo irreversibile, o meglio, è reversibile, ma è reversibile in un ciclo temporale talmente lungo che di fatto
deve passare migliaia e migliaia d'anni prima che si produca. Chiaro? E quindi chiaramente un'energia che nei prossimi anni qualche ingegnere dovrà aiutare a sostituire. Okay. Perché ancora ci sono macchine elettriche, ma oggi la macchina elettrica si produce con carbone, gas naturale e petrolio. Cioè la corrente che voi mettete nella macchina indirettamente viene prodotta sempre dal carbone, gas naturale e petrolio. Non esiste un altro modo di produrla ad oggi, va bene? Il fotovoltaico, sono le energie rinnovabili, lo vedete in verde, che fettina piccola è, guardate, ora sarà un po' aumentata, ma capite, non potrà mai aumentare il punto di soddisfare, di aprire, chiaro? Quindi ad oggi qual è il quesito che ci poniamo? Che ad oggi, questa è una cosa abbastanza politica, hanno detto che nel 2030 si smette di fare le macchine a combustibile. Bene, non ti ha risolto il problema, perché se vanno tutto elettrico, bisognerà che questa fetta del 42% in percentuale produca più energia elettrica per le macchine elettriche. Quindi si continua a consumare. È vero, si leva il combustibile alla macchina, ma si mette le centrali, perché se no l'energia chi la produce? Se è il 42%, se aumenta il valore assoluto, deve aumentare anche la quantità di carbone e consumo per produrre l'energia lì. Chiaro? Ci siamo? Quindi ad oggi non c'è un'alternativa reale a questa situazione, che è quella delle fonti rinnovabili, dove è possibile il solare, il geotermico, il fotovoltaico, l'eolico, sono lì, sono già abbastanza sfruttate, anche perché hanno un grosso problema, tutte all'infuori che l'idroelettrico, anche se con quelli con se ma hanno il problema dei tempi di produzione, cioè è un'energia spesso viene prodotta in tempi non gestibili, ma in tempi che sono esempi della natura, che non sono esempi nostri. Il nucleare, sì, però il nucleare in Italia è stato abbandonato, quindi qualcuno lo riattivi ora. L'IDEA negli anni 90 non c'hanno più nulla, perché hanno fatto buttare via centrali nucleari, sono costate miliardi e miliardi di euro. Non so che avrei il coraggio di dire un domani si rimette il nucleare in Italia. Fatta vista che era successo, il nucleare ha spostato tutto. Dov'è? Parte infatti, qual è le città nucleari di questa Europa? In Ucraina, nei paesi poveri. Chiaro? Dove a livello politico c'era un controllo più demagogico maggiore, perché hanno preso la questa centrale. La più grossa centrale nucleare europea è in Ucraina. Capito? Perché sono paesi purtroppo più poveri e quindi lì hanno subito la pressione, il rischio di sono portati a casa per una ricchezza, perché comunque producendo dell'energia alimentavano se stessi i paesi limitrofi. Ma non a caso la Russia è andata lì, per le passare all'Europa, ha capito perfettamente. Cioè, colpendo l'Ucraina, ha colpito l'Europa. Perché anche se non tu fa la guerra, allora ci sono preso una bella fetta di energia che l'Ucraina era un serbatoio. Ora l'energia è tutta loro. Quindi in Europa ora voglio vedere che si fa. Si va piano l'Algeria, buono il paese stabile soprattutto. Cioè, ti rendi conto basare un'economia sull'Algeria? Siamo messi male a livello politico. Però ci fanno credere che la Russia, chi è che è quella che l'ha attaccata? Forse mi sono d'accordo anche la Cina, perché ha capito perfettamente che è il partner forte in questo momento, no? Ha fatto una cosa folle a livello umano, ma a livello energetico si è portato a casa un potere con il minimo sforzo e il massimo risultato. Capito? Perché per loro ammazzare 2.000 persone è nulla rispetto al potere economico e dell'energia. Oggi la guerra sulla povera energia, perché senza energia tu muori di fame, eh? Cioè sembra strano, ma si blocca tutto il meccanismo di produzione. Se tu cominci a bloccare le macchine, l'industria che ci rimane, a diventare povero ci mette un minuto. Cioè, se l'energia continua a aumentare così, qualche industria chiude, vanno a casa anche le persone. L'energia sta finendo, questo è chiaro. Questa fetta d'energia, vedete, carbone, gas naturale e petrolio, è un'energia in esaurimento. Chi più ne ha in serbatoio, chi più dura la vince. Finisce in 20 anni, non in tanto di più a questi ritmi. E quindi se conto finirà prima a certi posti e poi altri. L'ultimo arrivato e quello starà meglio. Anche perché chi oggi comanda e chi pensa, pensa nell'arco di 20-30 anni. Il Putin non pensa nell'arco di 100 anni, pensa nell'arco di 10-15 anni. Nei prossimi 10-15 anni l'energia sarà come già a scacchi, avere la regina, tu mangi tutto. Tu condizioni le politiche strategiche, tu condizioni le politiche di guerra, tutto, perché sono in mano il potere, perché se l'Italia non tira a menzionare, sì, te lo ripeto, l'Italia ora,
va in KO naturale. Tornate si sta a fermarsi l'industria se mettono mano velocemente all'industria petrolifera. Che gente le bollette da 400 euro arrivare da 1200, ma chi l'energia diventa il costo di 20-30% della propria azienda, se il 30% diventa il 60%, nessuna azienda ha un reddito tale per cui è inutile di 30% per compensarlo. Un'azienda oggi margina il 10%, che c'è il 30% di costo dell'energia, ne aumenta di raddoppia, con quei 10% dell'utile non ce la fa a compensare l'aumento. È matematica. E ce n'è di molte, guardi la Bertolotti e tu dici, che la Bertolotti si aumenta l'energia così. Infatti ha fatto una mossa intelligente, lui ha messo i fotovoltaici in tetto, gli hanno messo, però capito, tu cerchi di tamponare, però è veramente un grosso problema, perché anche il fotovoltaico d'inverno non produce nulla, quindi d'inverno si starà a casa, si starà a lavorare ad agosto. No. Si fanno le ferie d'inverno, se no, vedrai. Scusa, ma te l'ho detto, se ne è qualcuno di chiari che non ci ha capito nulla, e politicamente sarebbe un tracollo per certe forze politiche. Io mi ricordo che ci fu il referendum, ma poi si era molto No, sì, no, il referendum è stato fatto nei primi 2000. ma poi ne fece un altro 2004, No, poi non però, c'è, ci siamo. perché lì si volevano rientrare attraverso un ritiro dell'aspetto nucleare. E anche lì fallì per continuare il Ah, consiglio. lì c'è il referendum provocativo, c'è un casino. Andiamo avanti. Allora, qui vedete la ripartizione del fabbisogno dell'energia rispetto al sistema di produzione. Come vedete, il 51% dell'energia disponibile è prodotta dal carbone, cioè da combustibili, quindi dalle energie non rinnovabili, il 34% è prodotto dalle energie rinnovabili, il 13% del gap in manca è acquistato dall'estero, che comunque non è rinnovabile, sicuramente. Oh no, proprio l'energia già prodotta, tu compri già il mangiare fatto, però il 90% di questo mangiare lo fanno attraverso i turbini nucleari, attraverso i centrali nucleari. Chiaro? Come vedete c'è una grossa perdita sulla rete, vedete? Si perde circa il 10%, un po' meno. Circa il 20% di terawatt sono dissipati sulla rete, su 318.000, quindi c'è circa un 8-9%. 7-8% di energia dissipata sulla rete, va bene? Okay. E poi vedete quali sono i consumi. Da qui si applica anche il primario, secondario e terziario, come sono sviluppati. Vedete quanto fuoco assorbe l'agricoltura? L'1,9% solo dell'energia disponibile. Questo sta a dimostrare che l'Italia, guardate l'assorbimento di terziario, è allucinante. Il 33% assorbe quasi come l'industria, questo è clamoroso. Quindi cioè dell'energia che effettivamente si produce, il 42% è veramente utilizzata per la produzione, che è quella che può creare ricchezza. Voi pensate che anche il terziario è legato a quello dell'industriale, perché se l'industriale viene meno, il terziario ha poco senso, cioè un servizio. Voi immaginate i treni che trasportano operai a lavorare, se non si va più a lavorare i treni non viaggiano più nemmeno loro. Chiaro? Oppure tutto l'indotto. Questa è già stata una grande crisi, c'è già stata fatta con tutto questo smart working. Nei prossimi anni pensano di chiudere tantissimi ristoranti e bar, proprio perché non c'è più la gente il giorno va a mangiare, perché se rimane a casa e lavora a casa sfrutta meno tutti i pranzi di pomeriggio e comunque ci sarà una ridistribuzione, però quello importante in Italia è che l'industriale è quello che produce, il famoso PIL lo produce l'industriale e l'agricoltore. Non lo produce certamente il terziario. La differenza, come sapete, tra il primario e il secondario è che il primario prende direttamente il prodotto della natura ed è quello il prodotto e crea profitto. Nell'industriale il prodotto viene ritrasformato per dargli il profitto. Non è quello che viene direttamente dalla natura, ok? Ma è un prodotto rilavorato. E la rilavorazione crea il profitto, va bene? Per intendersi, se io prendo la pesca che viene dall'albero, quello è primario. Se fuori il succo di frutta, quello è secondario, perché lo ritrasformo. È un secondario. Il terziario sono le banche, i viaggi, i trasporti, tutta la macchina pubblica, la scuola. È tutto terziario, va bene. Mentre il secondario è l'industria che ritrasforma il prodotto per creare profitto.
Il primario è la pesca che prendi dall'albero, è l'arancia che prendi dalla pianta, il succo di frutta è il secondario. Il Il ferro ferro inteso come impianto siderurgico è primario, cioè quello che viene direttamente dall'alto forno e che produce. Il ferro entra La nella. longarina è secondario. No, la longarina è primario. Primario? È primario. È secondario è la Ma un Bertolotta. carro ponte però è secondario. Il carro ponte è secondario. C'è un costo industriale sopra, una rilavorazione, un profitto. Ok? Questa è un po' la distribuzione sulla base delle potenze dell'energia. Come vedete, la gran parte dell'energia idraulica è abbastanza distribuita, va bene? Cioè, in taglie di potenza varia a seconda di dove c'è. Questo è cosa sta a dimostrare, così come il geotermico, che il costo di investimento è talmente alto che si cerca comunque di compensarlo con una produzione sufficiente, a differenza magari di solare e dell'eolico, che come vedete sono spostate anche su taglie di potenza più bassi. Ritorna. Come vedete, il solare, il fotovoltaico, l'eolico in generale tende anche a vedere la onda blu è molto pronunciata, che sono taglie di potenza, tante piccole produzioni di piccola potenza. Va bene? Scusa? È quello tipo l'uso civile, tipo l'autoproduzione. Va bene? Ok. Come vedete, il biogas con quelle turbine a gas si trova con taglia di potenza nel mezzo. Come abbiamo già visto, infatti molte volte la turbina a gas serve per creare il carico di punta, quindi non deve creare potenze enormi, ma deve creare una potenza mirata per permettere di compensare durante la giornata il picco di potenza richiesto. Chiaro? Poi chiaramente anche le turbine idrauliche si sfrutta il massimo l'energia che offrono, quello sarà già detto, tutto quello che l'energia mi può dare, si privilegia sempre le fonti rinnovabili, no? Nella fornitura di energia, cioè prima si fa produrre l'oro e poi via via si fa produrre via via a rendimenti maggiori quelle non rinnovabili, quindi privilegiando le centrali che hanno rendimenti più elevati, come per esempio Santa Barbara, perché con la cogenerazione si sfrutta al massimo il rendimento di 52 complessivo 53%, perché parte del calore viene reinserito nel ciclo di produzione. Ok? Bene. Questo riporta quello che abbiamo detto prima, i tipi di impianto, che è l'acqua fluente o il flusso regolato. Esiste un terzo tipo di impianto, non vi ho detto, è meno umile, che è quello a serbatoio. Va bene? Che fa, diciamo, che lavora l'impianto di accumulazione mediante pompaggio, come vedete, è quello per cui durante il giorno si sfrutta l'energia gravitazionale dell'acqua, durante la notte si ricupera. Perché se ha un sistema di produzione, si sfrutta il piano d'accumulo per fare da serbatoio dell'energia. Ovviamente con un costo di trasformazione, con un costo di impianto, cioè praticamente che si fa? Di giorno si produce il picco di potenza, di notte questa potenza che è negativa si sfrutta per accumulare l'energia sotto forma di energia gravitazionale, ripompando verso l'alto l'acqua. Ok? Quindi c'è un ciclo invertito. Il giorno scende, la notte sale. Che non si sarebbe io che lo va nei miei affari? Scusa? L'energia che lui fa vuol Sì, però scendere. qual è il problema? Detto, la turbina è produce idraulica. Siccome di notte produce lo stesso perché l'acqua scende, invece di buttare via, tu l'accumuli come energia di pompaggio. Conclusione. Chiaramente si accumula energia pulita, rinnovabile, non energia rinnovabile. L'energia rinnovabile tu la spengi, tu l'accendi a sempre, no? Che poi ti è accesa una tua piattinella accesa, va bene. Ok. E qui un po' vedete l'acqua fluente, cioè il corso d'acqua viene opportunamente analizzato, quelle da accumulo a bacino c'è proprio una diga, poi si sfrutta la caduta sulla turbina, va bene? Questi sono due tipi di impianto, va bene? Questa è un po' la ridistribuzione degli impianti in Italia, quanto a bacino acqua fluente, quello dietro è il totale, vedete abbastanza distribuito, no? Tra serbatoio, bacino e acqua fluente. Chiaramente quelli da privilegiare sono quelli d'acqua fluente perché sono quelli che hanno un impatto ambientale minore, si sfrutta direttamente la forza della natura senza il minimo impatto. Si piglia l'acqua che viene dalla montagna e si sfrutta una cascata naturale per produrre energia elettrica. Chiaro?
Bene, dopo andremo a vedere l'impianto. Allora, vediamo ora gli elementi principali dell'impianto idroelettrico, va bene? Qui più che il ciclo vedremo i componenti che caratterizzano, perché qui non c'è un ciclo termodinamico, va bene? Non c'è un gas perfetto. Il ciclo ovviamente non è aperto, non è chiuso, è aperto, ok? Che l'acqua entra. Qui la trasformazione di energia cinetica. Volendo ci potrebbe rientrare un po' la fluidodinamica, infatti dopo vedremo un aspetto di fluidodinamica, che è l'equazione di Bernoulli. Che fa, che, diciamo, che serve per capire il tipo di energia un impianto può produrre. Allora, qui abbiamo le opere principali sono opere di presa d'acqua. Qui diciamo dipende se è diciamo di bacino o fluente. Comunque l'acqua viene incanalata verso le condotte forzate che portano alla turbina. Poi viene le opere di convogliamento, che appunto convogliano l'acqua nella direzione voluta, l'opera è la vasca di carico, cioè la vasca di carico che alimenta la turbina, questo per creare una sorta di zona calma, no? Per creare anche un salto geodetico ben definito, perché un po' è quello che caratterizza le prestazioni che vedremo. Se il livello varia molto anche le prestazioni della turbina, andrebbe a oscillare, invece lì il livello deve essere, è diciamo l'acceleratore della macchina, più che aumenta l'H, più che aumenta la velocità dell'acqua, le portate, cioè le portate no, però più che aumenta, diciamo, l'energia disponibile, aumenta anche proprio il salto. Quindi quello diciamo, la camera di calma, il 3 mi serve per regolare il numero di giri, la velocità e la coppia motore, va bene? Allora, camera di aria per piccoli salti, condotta in pressione per salti maggiori, cioè eventualmente c'è, cioè, diciamo, dove effettivamente l'acqua scende e genera appunto il salto di pressione, chiaro? Cinque, la turbina dove l'energia di pressione attraverso l'energia idraulica viene trasformata in energia meccanica disponibile su asse. Apparecchiature elettriche poi sono quelle che producono energia elettrica, va bene? Abbiamo poi la parte, diciamo, 8, che è la parte, diciamo, il canale di scarico dove l'acqua poi viene portata via, va bene? Questi sono un po' gli elementi principali. Il principio che si sfrutta in queste macchine è appunto quello di creare attraverso il salto di pressione, attraverso il salto di quota, un salto di pressione. E attraverso il salto di pressione a generare poi all'ingresso della turbina una conversione di energia di pressione in energia cinetica. Energia cinetica che poi va a colpire la pala che genera il moto di rotazione. Va bene? Quindi si converte poi l'energia cinetica in energia meccanica. Anche qui si distinguono fra turbina d'azione e turbina da reazione. Sono turbine d'azione quelle dove la trasformazione di pressione e velocità avviene tutto nello statore, e quindi la turbina avviene solo una conversione di energia cinetica in energia meccanica. Sono invece turbine a reazione dove parte della pressione viene convertita in energia cinetica anche all'interno di vano palare. Chiaro? Parte dell'energia di pressione viene convertita anche nel vano palare della turbina, cioè c'è anche lì una variazione d'aria che genera una variazione di velocità. Chiaro? Perché te tu hai il profilo polare, può essere o ad aria costante più o meno, cioè praticamente te tu puoi creare un profilo polare ora. Io voglio le pale di turbina, anche se le pale di turbina idrale sono leggermente diverse, o il vano polare è più o meno costante perpendicolare alla pala, quindi l'area di passaggio è costante. Quindi questa è una turbina d'azione, no? Perché se io prendo la sezione perpendicolare alla pala, quest'area più o meno è costante. Nelle turbine ad azione, ricordate sempre l'equazione di Bernoulli, è più P più Rho V alla seconda, uguale a K. Nelle turbine, diciamo, invece, quelle, diciamo, più a reazione, quest'area non è costante, ma varia continuamente, chiaro? Per cui variando l'area, cosa succede? Ricordate l'equazione di Antonietta, ρA per V uguale a K, se cosa succede? Se cambia l'aria, se si stringe aumenta la velocità e diminuisce la pressione.
Quindi si converte parte dell'energia di pressione in energia cinetica, già dentro il canale polare. Chiaro? Se invece la turbina d'azione, questa trasformazione avviene esclusivamente nel diffusore, la parte statoria. Per cui io qui ho la conversione di pressione in velocità, poi la velocità va a incidere sulla pala e crea opportuna spinta di rotazione. Chiaro? Ritorna. Quindi la turbina d'azione, tutto il salto di pressione e velocità avviene nello statore. In quella reazione parte di salto di pressione e velocità avviene nello statore, parte avviene nel rotore. Ok? Va bene? Poi le turbine idrauliche soprattutto si sfrutta il concetto della velocità. Più che la velocità incide sulla pala, più che c'è energia cinetica, va bene? Attraverso il tema dell'impulso. Ok? Battendo nella pala recupera parte della velocità e quindi genera una forza di rotazione. Va bene? Ok, allora, questo per quanto riguarda la parte, diciamo, della turbina. Qui vedete un attimo riportato un esempio di turbina. Spesse volte, soprattutto nelle radiali, l'acqua entra in una sorta di volusa che ha il compito di convertire il moto, diciamo, d'arrivo della turbina e fare in modo che sia un moto radiale. Perché ricordatevi, le turbine radiali hanno l'ingresso radiale e l'uscita assiale, non è come il compressore centrifugo. Le turbine sono centripete, cioè l'acqua entra dall'esterno del raggio, entra dentro e riscappa assiale. Questo per sfruttare al massimo la componente della centripeta, perché entrando dalla radiale contiene una certa energia centripeta e quindi spinge la turbina a farla a ruotare. Quindi l'energia centripeta cambiando direzione converte la propria energia cinetica cambiando direzione e quindi dà la massima energia alla pala. Ritorna? Cambiando direzione abbia velocità, genera accelerazione e quindi genera forza. Ritorna? Che è quella che gira. L'unico problema delle turbine idrauliche, come ben capite, è l'area di passaggio, è legata alla distribuzione radiale, quindi è ridotta. Quindi l'area dove passa l'acqua è ridotta e quindi le portate sono minori. Va bene? Ci siamo? Mentre la turbina assiale io posso aumentare il diametro, quindi il passaggio è sempre il cambiamento di direzione, che è legato alla differenza tra il diametro esterno e il diametro interno della pala. Ho questo vincolo qui. Ritorna. Qui invece vedete una turbina assiale che comunque non ha l'aperto, non ha la volusa. Qui l'aria entra, qui l'acqua entra e esce assialmente. Non ho bisogno di variargli la direzione. Chiaro? E questo è un tipo di turbina assiale. Ok? Va bene, entra assiale, esce assiale. Questo è un aperto, poi le vedremo le turbine. Entra da sopra e esce da sotto. Però entra assiale e esce assiale. Da qui no. Entra qui e esce assiale. Entra da qui. C'è una sorta di diffusore che ne converte la direzione e lo butta dentro. Non ha bisogno di farla entrare radiale come qui. Qui entra radiale, vedi, entra radiale. Rispetto all'asse entra perpendicolare. Mentre qui, rispetto all'asse, entra assiale. Ritorna. Ovviamente quando entra la palla. La pala gli converte energia cinetica, energia meccanica. Ok? Ma che la parte di sopra? Questo è il generatore. Dove c'è tutta la gabbia di scoiattolo dello statore? Ora poi magari i motori elettrici fateveli fare, ma non fa capire un bene, che lo incontrerei sempre. Anche se fa robotica, industriale, tutto motori passo passo, braccia, sta messo due fateveli fare. Sì, ma lui non c'è Vabbè, quello poi magari, importante ve li faccio, poi magari approfonditele anche voi un po', non sono difficilissimi a livello concettuale, se uno poi volesse trovare l'equazione di equilibrio di un motore elettrico, tra la coppia elettrica, la coppia meccanica e l'inerzia diventa un'equazione differenziale, perché sono legate anche alla velocità, no? Un accelera, aumenta il campo indotto, aumenta il campo magnetico, diventa un macello, però se lo fate semplice come funziona non è difficile il concetto. Qui vedete un po' il concetto di funzionamento, la parte diciamo più, chiamiamola, fluidodinamica, come si produce l'energia. L'energia è legata all'HD,
L'HD è il salto ideale, è quello che poi vi dà, moltiplicata per la massa, l'energia prodotta. MCHD è l'energia producibile. Ritorna? Questa sarebbe l'energia producibile per unità di portata, che è la quota piezometrica, la differenza di dislivello. E la differenza di dislivello tra il serbatoio di calma e la quota della turbina. Lo vedete? Quindi la differenza tra HM e HV, che è il serbatoio di valle dopo lo scarico. HD è il salto di quota che può sfruttare. Ed è legata alla differenza, che faccio di Bernoulli, no? Tra le quote e le pressioni. Tra pressione di monte, la pressione di valle e tra il giacimento di monte e il giacimento di valle. Chiaro? Ritorna. È la pressione di Bernoulli questo. Dove la differenza tra ZM e ZV è proprio l'energia gravitazionale di sfrutto. Ok? Sotto è riportata l'H reale, che è l'HD meno la perdita di tonno di condotte d'adduzione, che comunque genera una perdita di pressione, che potete vedere una perdita di quota. Chiaro? Va bene? E poi sotto avete la potenza che effettivamente una turbina può produrre, che pari alla portata d'acqua all'H depurata delle perdite di condotto per il rendimento meccanico della turbina. No, depurata delle perdite, non a livello chimico, a livello energetico. Il rendimento della turbina, la densità dell'acqua e l'accelerazione di gravità. E quello vi dà la potenza in watt, va bene? Questo magari lo dovete sapere, è fanale. Ok? Come vedete, per aumentare la potenza posso o aumentare il Q, quindi la portata, o aumentare l'H. Il rendimento dipende ovviamente da come è costruita la macchina. Le eventuali perdite che ho nelle cuscinetti, le perdite di ventilazione, va bene? Le perdite per attrito. Questo è il rendimento meccanico, non il rendimento termodinamico. Okay? Il rendimento termodinamico qui non ce l'avete, ovviamente. Ci avete eventualmente un rendimento fluidodinamico legato alla perdita delle condotte. Però che già compensate sopra, nell'H. Ok? Volendo, moltiplicando delta H per Q, per N, per Rho, per G potete trovare la perdita di potenza delle condotte. Ritorna? Se al posto dell'H, se mettete delta H in questa formula, trovate le perdite di potenza per le condotte, levando il rendimento meccanico. Ok? Ci siamo? Cioè, se tu vuoi trovare la perdita di potenza che avviene nelle condotte, basta tu prenda delta H e tu lo metti al posto di H. Né il rendimento meccanico. La P è la potenza. La Rho è la densità dell'acqua. Se tu lo metti dentro, le perdite di potenza. No? Ok. Che poi volendo posso anche le perdite di condotte, mettendo il rapporto di rendimento di condotta tra la perdita, tra delta H e queste grandezze, che poi tanto semplifica tutto. Allora, una cosa importante delle turbine a gas, ora questo non ve lo fumo, è chiaramente che l'andamento delle portate delle turbine a gas in generale non è sempre costante, soprattutto in quelle di acqua. La portata non la sapevi calcolare. È V per A. Q è la portata volumetrica, è la velocità dell'acqua per l'area del tubo di passaggio. No, questa sì, questa la sapevi imparare. Q è la portata volumetrica. Sì, no, ma adesso non vedo, No, qui, questo, no, questo ti calcoli, no, questo vi fa capire in generale l'andamento della portata dell'acqua concettualmente senza saperlo, no? Che il problema delle turbine idrauliche, soprattutto quelle ad acqua fluente, è che l'afflusso d'acqua non è costante durante tutto l'anno, ovviamente, no? Cioè nel periodo invernale, sarà maggiore che per assurdo forse il periodo, io non sto di preciso, non lo so, perché chiude le portate, però secondo me i giorni dove c'è più portata d'acqua è nel periodo del scioglimento dei ghiacciai. Chiaro?
Chiaro, quindi nemmeno nell'inverno, dove magari piove, però secondo me, perché di molto neve, perché di molto montagna neve, piove. Quindi secondo me il periodo di maggiore portata è il periodo dove si comincia a sciogliere la neve. Secondo me, però l'idea mia, perché qui non ho capito mai ripartito questo grafico. Comunque, in generale, non ci interessa che il problema delle turbine a idrauliche hanno una portata, soprattutto dell'acqua fluente, che non è costante. E quindi anche la potenza del prodotto non è costante, chiaro? E soprattutto non è regolabile. Cioè, se te ne vuoi di più, non è che tu la puoi produrre, se tu produci, la tu puoi produrre, chiaro? Ovviamente, come si è detto, nell'impianto a bacino, cosa si fa? Si compensa questo fatto e si fa in modo da avere sempre più o meno la stessa portata, chiaro? Chiaramente lui dice che parecchie volte l'andamento della portata d'acqua ci può servire per dimensionare opportunamente la nostra turbina, perché ovviamente questi salti di portata potrebbero non essere sfruttati. Chiaro? Sì, però cosa succede? Se io aumento la portata, per aumentare la portata a parità di ondata devo aumentare la velocità. Aumentando la velocità mi abbia anche un'incidenza sulla turbina. E no, sì. No, soltanto che cosa vari? Vari col diffusore, regoli le portate, regoli le pale, in modo da modificare la velocità comunque d'ingresso della turbina. Chiaro? Cioè, quello che abbiamo visto prima, questo qua, ha le pale regolabili, statori, sono regolabili affinché l'incidenza sulla pala sia sempre uguale. Quindi, se aumenta la velocità, la compensa l'eventuale variazione di direzione. Ok? Ovviamente l'acqua, essendo un fluido comprimibile, la portata volumetrica e la portata massima coincidono perfettamente, a meno Massi è che. la portata massima. La portata massima è la portata in chilogrammi, la portata volumetrica è la portata in metri cubi l'ora. Una è metri cubi l'ora, una è chilogrammi l'ora. La differenza tra quella massima e quella volumetrica è la densità. Va bene? Se io prendo la portata volumetrica, moltiplico per la densità, c'è la portata massima. Però essendo l'acqua a rho costante, avere uno per l'altro, avere una costante è la stessa. Chiaro? Mentre i fluidi comprimibili questo cambia. Sapete la portata massima e la portata volumetrica? No. Chiaro? Diciamo? Poi perché la portata massima è quella sempre costante? Perché ovviamente non è che la massa sparisce, entra quella quanta entra, quanta esce. Ciò che può cambiare la velocità. Quindi si sfrutta la densità, non solo la pressione, per cambiare la velocità. Va bene, ma questo nei gas, no? Qui. Bene, qui poi vi fa trovare la portata media. La portata media è la portata del periodo dell'anno, ma questo diciamo non ci interessa più di tanto, va bene? Ok? Nell'intervallo 0-6, che sarebbe dall'inizio alla fine del periodo osservato, ok? Chiaramente come si può fare a ottenere la portata media? Si può fare con un minimo bacino di raccolta, per cui quando ho la punta, la smussa e me la mette in bacino e me la conserva quando, chiaro? Quindi anche quella acqua fluente, se voglio standardizzare crea un minimo di sbarramento. Va bene? Ok? Come vedete, crea un minimo di sbarramento. Va bene? Ok. La risorsa, vedete, vi fa vedere, è necessario passare il grammi al quadrato alle portate e questo, diciamo, è la portata reale. Vedete come varia nel tempo. Chiaro? Ok? Cioè, quanto dura questa portata nel tempo? Cioè, via via la consumo, quanto mi dura? Cioè, quanto è il bacino di rifornimento della sorgente? E quindi, come vedete, diciamo, nel tempo, come varia nel tempo, va bene? Qui poi l'ora altro nel DMV che è il deflusso minimo vitale, cioè la quantità minima dell'acqua deve, cioè la portata minima d'acqua ci deve essere perché l'impianto possa produrre. Sotto quel valore la turbina non la puoi accendere perché la portata d'acqua è talmente buona e non riuscirebbe neanche a vincere le perdite stesse della turbina stessa. Lui dice appunto che lo studio della portata nel tempo è fondamentale per la progettazione della turbina, va bene?
Qui c'è anche proprio riportato, vedete. Qua. Wow. Portata all'acciaio di fluidi nel corso d'acqua in qualsiasi giorno. Portata massima derivabile AB. Il corrente del quale l'impianto sviluppa la sua massima potenza, e portata media utilizzata a portata di un'incisione. Eccola qua. Questo è il valore medio su cui si attesta un impianto, va bene? Quindi la produzione dell'anno avviene in questo rettangolo qua, va bene? FDT, allora, qui poi vi riporto a quello che si è visto prima, va bene, il salto netto e le perdite. Il salto netto è quello che effettivamente si sfrutta, le perdite ovviamente sono quelle che effettivamente vanno a togliere energia all'impianto. Tra queste abbiamo le perdite distribuite e le perdite concentrate. Sapete la differenza tra perdite concentrate e perdite distribuite? Allora, le perdite concentrate sono quelle che si concentrano in zone ben precise dell'elemento condotto, tipo su uno sbocco, su una curva, su una parte accidentale del tubo, chiaro? No, quelle si generano il tubo stesso, sono quelle distribuite, perché si distribuiscono lungo il condotto. Mentre quelle concentrate si concentrano, vedi, curve, ovviamente, proprio di sezione, valvole, cioè sono localizzate in un punto ben preciso, mentre quella distribuita è appunto tutta la condotta. Allora, le perdite distribuite, queste io l'ho fatto l'anno scorso. Allora, distribuite sono, di questa parola è distribuito tutto il percorso che l'acqua fa, la famosa perdita di strato limite, no? Cioè io, se l'acqua la fa scorrere dentro un tubo, il tubo stesso offre una resistenza ad essere attraversata. Perché? Perché il filetto d'acqua e tocca il tubo deve essere a velocità nulla. Quindi rispetto, funzionava sì praticamente, ma forse la può capire meglio, perché poi se no dopo non capire dopo. Qui però io l'ho fatto l'anno scorso è fluidodinamica questa, eh. Però, sì, per esempio una valvola, una curva, una variazione di sezione, ora ve lo faccio vedere anche qui. Comunque, se io fo scorrere l'acqua qua dentro, il profilo di velocità dell'acqua è questo. Allora, c'è cioè, quello fuoco e blu, uno. Quella è una perdita dovuta a tip lag, cioè una perdita di, ai tip della pala, cioè che l'acqua lì un passo e la pala è un'altra perdita ancora. Queste sono perdite di condotti, proprio arriva la turbina. Prima di arrivare alla turbina c'è già queste perdite. Se tu hai il profilo di velocità che è questo, va bene? Quindi tu hai un certo H, che è la distanza dal tubo in cui l'acqua ha la velocità V famosa quando si scrive, no? Rho A per V o A per V. Il V è la velocità media in questo punto qua. Di fatto, però, la velocità in certi punti qui non è uguale, è molto più bassa perché il punto è a contatto del tubo a velocità zero. Poi, per la viscosità di fluido, c'è cioè uno scorrimento di fluidi, per cui questo effetto di viscosità via via rallenta il fluido fino a un certo punto, non rallenta più, e qui, tanto più che il fluido è viscoso, tanto più che questa zona è pronunciata. Ritorna? Diciamo no. L'avete già fatto questo. Con me. Allora, vabbè, comunque, questa è una perdita. Questa, voi fate conto, voi è come se avesse, teoricamente, voi qui, teoricamente, qui è come se avessi un'area, qui è come se avessi un'area di passaggio più piccola. Chiaro? È come se tu portassi meno materiale, perché lì la velocità in tutti i punti non è in fondo. E questa è una perdita distribuita, è su tutto il tubo. Perché questa perdita di velocità è una perdita di energia, vero? Di energia cinetica. Ritorna? La perdita concentrata, per esempio, è questo. Qui il fluido che fa? Batte, non tutto piglia il buco subito. Deve variare la propria dire. Tutte queste qui sono perdite cinematiche. Un'altra perdita è questa. Queste sono concentrate. Un'altra perdita è qui, in curva. Qui batte e deve girare. Questa è la perdita concentrata, ritorna. Allora, le perdite distribuite si studiano
Anche qui dipende, si studia il numero di Reynolds, dipende se siamo regime laminare o regime turbolento. Se siamo regime laminare, si studiano con coefficienti d'attrito e in base a questi valori si determina ovviamente la lunghezza della condotta. In base alla lunghezza, alla velocità media, al diametro della condotta, a un coefficiente d'attrito che si ricava attraverso il diagramma di Moulier, no, diagramma di Moody, scusate, sbaglio nomi, attraverso il numero di Reynolds, si determina questo valore. Ok? Con questo coefficiente si mette dentro una formula. Aspetta, vediamo se c'è la formula, perché mi sa che non c'è. Vabbè, qui non ve la dà la formula, poi volendo ve la do io la formula. Eh? No, no. Quello è Reinhardt, questo è Reynolds. Allora, questo è quanto, guardate, ormai vi siete curiosi, vedo tanto, siamo a buon punto. Sono quasi finito anche questo, poi mi tocca di vedere. Allora, qui lo trovate. Se volete questa roba, se vi piace, ve la mando, sta appunti. Questo è fluidodinamica, fluidodinamica. Si dovrebbe fare. Allora, eccola qua. Ma che fa? Eccola qua. Questa è l'idrostatica. Eccole qua. Queste sono le perdite di aria distribuite, delta V o delta H, va bene. Perdite di pressione o perdite di altezza sono in relazione a meno, diciamo. E c'è il coefficiente che si è visto d'attrito. L'L, che è la lunghezza del tubo e concilio, più che è lunga e più che bello, ovviamente. Il V, che è la velocità media, questa qua, mi raccomando, quella dovrebbe essere di condotto indisturbata. Quella si trova con l'equazione di continuità, va bene, A per V. Questa è la velocità media, che non è la velocità puntuale. Poi abbiamo il D, che è il diametro medio del tubo dove passa, e G, che è l'accelerazione di gravità. I due è un numero. Il coefficiente lambda è da riavare. Il coefficiente lambda è un po' rognoso. Perché? Per riavare il coefficiente lambda si va nel diagramma di Moody. Il diagramma di Moody dipende dal numero di Reynolds. Il numero di Reynolds è la densità per il valore omega, che è la velocità media, per il diametro, per la viscosità del fluido. Allora, se siamo in regime laminare, siamo in un caso in cui l'andamento è lineare, con il numero di Reynolds. Regime laminare. Regime laminare è una condizione per cui fluidodinamica in ogni punto, per esempio qui, no? Se mi metto in un punto qui, io per questo punto posso rilevare pressione, volume, velocità, temperatura, ma anche volume, stazionarie, cioè PV definite, costanti. Nel regime turbolento non è così. C'è una turbolenza tale per cui pressione, volume e temperatura non sono costanti nel tempo. E quindi si crea, per esempio, un vortice. Per esempio, il vortice è un esempio in cui la velocità cambia continuamente. Cambiando la velocità cambia pressione, volume e temperatura. Cambiando il vortice, il vortice a cosa dipende? Dipende dal flusso, ma dipende anche dalla scabrosità. Se io vi ho la scabrosità, bravo, batte, torna indietro, non ce la fa a girare. E quindi mi fa l'effetto di vortice. Il vortice mi cambia completamente lo studio fluidodinamico del tubo, perché mi cambia anche il tubo di passaggio. Mi cambia il fluido, non va solo avanti, ma solo anche no, lo studio con il diagramma di Moody sperimentale. Questo diagramma sperimentale cosa ti fa? Ti permette di, in base alla scabrosità del tubo, scabrosità relativa rispetto al diametro del tubo, quindi l'incidenza della scabrosità, se il tubo è più grosso, la scabrosità incide meno, ovviamente, perché è meno disturbato. In base a questo, tu ricavi, in base al numero di Reynolds, il valore di lambda, che come vedi è un valore che può variare. Chiaro? Chiaramente lo studio delle perdite dovute all'effetto turbolento all'interno di un tubo è uno studio che passa attraverso le equazioni differenziali, perché non dipende solo dal numero di Reynolds, ma dipende anche dalla velocità. Più che altra velocità, più che l'effetto. E lì si studia equazioni differenziali. Ed è un mondo su cui ingegneria vi sbizzarrire. Questo esame si chiama fluidodinamica. Bellissimo, perché il Garmin fa le macchine fondamentali, perché mi fa capire cosa avviene all'interno del profilo parale. Ed è su tutte azioni che vanno previste attraverso le simulazioni matematiche. Quindi
Quindi con dei simulatori matematici si va a studiare vari parametri, ottimizzando e riducendo al minimo l'effetto di turbolenza, che comunque è presente perché il numero di Reynolds dentro la turbina non è un numero laminare, ma un numero turbolento. Se è laminare, come nel caso nostro, l'andamento, come vedete, è lineare. Quindi è una retta, quindi in qualsiasi punto 64 fatto Reynolds, mi fate Reynolds, mi fate e vi accade la perdita. Le perdite concentrate sono banali. Perché? Perché si riportano alla lunghezza equivalente e si calcolano sempre con questa formula. Cioè si dice che la perdita concentrata equivale alla perdita che avrei in un tubo lungo un metro e mezzo. Cioè c'è tanti modi di calcolarlo, ma il metodo più semplice è questo. Dio bene, io in una curva in cui c'è un rapporto, vedete, a seconda delle perdite, no? A seconda di qual è il raggio interno e il raggio esterno, io ho una lunghezza equivalente. Ora, questa è la perdita concentrata alla formula, lo xi che vi dà proprio il valore in base a vari rapporti delle perdite. E quindi lo calcolate proprio con lo xi, la velocità media e la densità. Altro modo più comune è con le lunghezze equivalenti. Cioè io dico, eccola qua. Io in base all'accidentalità, per esempio se è una valvola, se è una turbina, e in base al diametro di tubo, tiro una linea che unisce il tipo di accidentalità con il diametro di tubo, tipo ho una sola cinesca aperta per un quarto di pollice. Da qui, ho un diametro di tubo 1000, tiro la retta, mi interessa questo una lunghezza equivalente di 600 metri, quindi equivale alla perdita avrei in un tubo lungo 600 metri. Ritorna? Lo rimetto sopra e trovo la perdita concentrata come fosse la perdita distribuita. Ritorna? Qui sono le varie tipi di perdite, con curve, sovracinesche, va bene? E qui c'ho il tubo, un altro punto. Per due punti ci passa una retta, tiro la retta, dove interessa questo trovo la lunghezza equivalente. La lunghezza equivalente la metto qua su. Qui. E quindi ho la perdita concentrata, ma posso prendere sicuro. Chiaro? Bisogna? Questo però è fluidinamico, si fa più che altro si fa quando si fa le perdite di aria nei condotti dell'aria. Perché te ne devi tenere conto, se no taglia la portata. Cioè se te non c'è un sistema di distribuzione dell'aria a pressione in un impianto, se non calcoli le perdite di pressione e non studi questa ad occhio di compressore, tutta l'energia a te non ti arriva. Quindi la ci trovano e un gira, perché non ha la portata sufficiente. È un mondo. Si è fatto l'anno scorso, grazie, l'hanno fatto. Si è fatto un esercizio in cui si calcolava le perdite di pressione. È un mondo, non è un mondo, è facile. È un mondo, forse è più facile del modinario. Nel caso delle perdite di idrauliche, ovviamente, chiaramente la densità è costante. Ok? E quindi voi avete, potete calcolare le perdite concentrate e distribuite, va bene? Chiaramente la somma delle due perdite, eccola qua, la formula, eccola qua, l'aveva vista. Eccola qua, l'aveva vista, c'è, eccola qua. Vedi, c'è, eccola qua. E guarda, vedete? Ok? È chiaramente una perdita di presenza. Quindi te la devi compensare o con più portata o con maggiore salto. Il salto te lo può compensare. È come se tu avessi un salto più basso. È come se la parte di salto te lo manda la perdita. Ti torna? Lo riconduce alla perdita di salto di... Chiaro? Perché comunque l'energia, la perdita di energia, l'energia la puoi vedere o come gravitazionale o come meccanica. In base all'energia cinetica del genere. Ok? Infatti la oppia motore è un'energia, perché è un newton per metri. Non è un joule, o mi sbaglio. Torna, no? Bene? Tanta roba. Quanto ne sale? No, che so. Poi lo so, qualcosa so. Non tutto, devo imparare. Non è banale. Va bene. E qui poi va bene. Sapete i rendimenti? Poi questi sono banali, va bene. I rendimenti si sommano. Poi la passata vediamo questo.